Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Skalda, Against the Black Priory. È un gioco che è uscito su Steam da pochissimo, ha fatto un Kickstarter di grande successo e attualmente ha un grandissimo successo su Steam perché le recensioni sono tutte estremamente positive. A prezzo intero costa 14,99 per la precisione, gli vale sì, secondo me sì. Lo stile grafico è uno stile retro. Basti pensare che qua potete andare nel display e attivare la modalità CRT a tubo catodico, quindi vedete che si bomba un po' lo schermo, ma non ha senso. Allora, che dire? Mi viene una domanda, magari per qualcuno che ha seguito il progetto sin dagli inizi, magari mi può rispondere. Perché fare un gioco con questa grafica? Le risposte secondo me possono essere due. Uno, facilita la vita agli sviluppatori, e quindi mi danno un gran gioco con una grafica retro, però non hanno eccessive, diciamo, complicazioni nello sviluppo. La seconda invece è volevano fare un gioco appositamente retro, oppure un mix delle due cose, non lo so. Lo iniziamo dall'inizio, ci fa scegliere a grandi linee, lo vediamo molto velocemente, però voglio farvi vedere un pochino le potenzialità. Ci fa scegliere la il livello di difficoltà easy, normal e hard, e questo va a influenzare la generazione, insomma, i tiri ripetuti dei dadi, perché è un gioco di ruolo, è come giocare a D&D, ecco, ve lo dico giusto se avete il dubbio. Ora possiamo scegliere una di queste classi, e faccio il Guild Magos, poi c'è il Champion, vedete che ha un archetipo da guerriero, da mago, da chierico, mago, chierico, poi c'è anche il guerriero e il ladro. Io faccio il Guild Magos. Abbiamo la possibilità di scegliere qual era il passato del nostro personaggio. Io lo faccio Guilder, ci dà delle abilità in più, cioè ci dà dei punti alle abilità, e qua possiamo distribuire i punti. Io glieli metto in intelletto e presenza, che va a migliorare anche la mia, facciamo così, no, non si può, la mia presenza, insomma, la diplomazia. E qua le skill, quindi io gli do una skill di stealth, gli do un paio di punti di diplomazia, un punto di crafting, awareness, praticamente notare è come l'osservare, insomma, percepire, insomma, i segreti. E queste scelte influenzano queste statistiche qui, che vanno dalle, insomma, dalle difese e le abilità varie. E qua invece abbiamo i talenti. I talenti noi abbiamo 11 punti da distribuire, quindi io inizio e vado a prendere l'abilità base di magia, e queste sono, mi fanno pensare più delle cose passive. Io prendo magia del fuoco, la prendo a livello 3, così posso prendere un livello di quello dopo, e mi permette di prendere due incantesimi in più, quindi aver preso questo mi dà due incantesimi, e qua ne ho altri due. Quindi riprendo questo e qua posso andare a aumentare il crafting, e qua invece mi dà, no, lore. Bah, la lore alla fine sono quei tiri che il gioco vi fa fare di conoscenze del mondo. Prendo anche incantesimi di questi, potenzio al massimo questo, va bene, dai, ho preso un po' così, un po' di incantesimi. Ora scegliamo il tier 1 degli incantesimi e cliccando col destro vedete che cosa fanno. Faccio l'Aura of Flame, perché l'ho provata prima, è veramente bellissima da vedere, e il Flaming First, questi Fist, i pugni, non il primo, e praticamente vi consentono di colpire nemici che vi sono a tiro, insomma, se avete qualcuno lì vicino gli tirate un pugno infuocato, è un attacco corpo a corpo. Ora possiamo finalizzare il nostro personaggio editando come compare. Possiamo farlo uomo o donna e scegliere un portrait, quindi un ritratto. Io adesso prendo questo, il personaggio lo faccio molto grossolanamente, lo faccio così, non mi interessa altro. Direi che qua vedete che potremmo andare ad avere altri compagni, lo chiamerò Indy. Si inizia dal prologo. Il gioco ci parla on the wine dark, vabbè, stiamo navigando su una nave andando verso l'isola Hydra,
scricchiolii, insomma, sulla nave. Improvvisamente qualcosa colpisce lo scafo e la nave fluttua violentemente. Ecco, possiamo scegliere cosa fare. Mi alzo, ben riposato, e vado. Mi alzo in piedi e sento voci agitate che urlano sul ponte. Qualcosa non va tanto bene. Dovresti, vabbè, andare a risolvere la situazione. Ci possiamo muovere col WASD e con il clic del mouse. La cosa interessante è che con lo Shift possiamo vedere le aree interagibili. Praticamente abbiamo una mappa marittima che ci fa vedere le isole. Qua invece abbiamo altre cose. La cosa interessante, qualcosa appena colpito la nave, qualcosa che, vedete qua, ci indica quello che c'è visibile e interagibile. Le cose diventano interagibili nel momento in cui il nostro personaggio le vede e ne è consapevole. Questo per dire che la nostra skill, appunto quella di percezione, awareness, ci consentirà di scoprire oggetti che, se non li scopriremo, non avranno il, diciamo, il contorno giallo e quindi non potremo interagire. In questo caso abbiamo il nostro inventario. Io looto tutto. Possiamo lootare così e prendiamo tutto, oppure andare a vedere l'inventario, vedere col destro che cos'è ogni oggetto e poi scegliere di prendere tutto. Ora, premo ancora lo shift e vedo che ho la porta. Come vedete, questa è una cosa molto interessante. Questa porta è stata chiusa dall'altro lato, non c'è modo di entrare. E già il gioco ci suggerisce che forse abbiamo qualcosa in noi che potrebbe essere utile. Quindi adesso in questo caso noi andiamo col tasto C, devo ancora trovare quello per aprire l'inventario direttamente, ma faccio doppio clic sul bastone, insomma. E la cosa che cambia è che se io adesso riclicco sulla porta, vedo che posso usare Use club, scusate, quindi usa il bastone, la clava. Quindi use club. Sfondiamo la porta. Ci saranno anche tiri di dado, li vedremo dopo un po' alla Baldur's Gate. Ora vado qua e ho un sacco di cose. Looto tutto. F, ho sbagliato. Inventario, get all e looto tutto. Ho anche, no, non ho nient'altro, non ho dimenticato nient'altro. Ah, posso spegnere e accendere la torcia. Questo dovrebbe essere molto interessante per il muoversi stealth. La cosa che sarebbe bella in questo gioco è appunto avere l'italiano, ma non lo ha, non lo avrà probabilmente, magari forse in futuro, chi lo sa, ha avuto un gran successo, quindi mai dire mai, insomma, perché bene o male il gioco vi consente, non ha dialoghi veloci, quindi io mi metto qui con Google Lens piuttosto che adesso non ci sono alcune parole che non so cosa vogliono dire, mi metto lì, se mi piace me lo traduco, però sarebbe una comodità in più, un'immediatezza in più. Abbiamo notato qualcosa nell'oscurità. Sono dei topi. In combattimento i tuoi personaggi agiscono in ordine di iniziativa. Puoi vedere l'iniziativa usando il widget dell'iniziativa sul lato sinistro dello schermo. Questo qua. Muovi il mouse per vedere il pop-up di dove sono i mostri. Va bene. Praticamente noi abbiamo i punti movimento e i punti attacco. Il giallo sono i punti movimento e il viola è il punto attacco. Possiamo spendere le nostre cose per formare attacchi e balle varie. La cosa molto bella adesso ve la farò vedere, premere Shift in combattimento ci manda in modalità tattica, dove possiamo vedere dove spendere i punti per muoverci e fare le varie cose. Vedete che i topi sono qua adesso. Io posso muovermi qui. Cioè, posso scegliere dove partire, io mi metterò qui e inizio il combattimento. Vedete che i topi arrivano, agiscono prima loro. Nell'altra partita avevo fatto molto meglio, perché qua posso attaccare normalmente, corpo a corpo. Posso, qua ho delle manovre che non posso fare, usare i consumabili, passare il turno a difendere, aprire. Vabbè, io faccio, passo il turno e difendo, perché voglio fare una cosa. Arriva anche l'altro, ora è finita la difesa, uso lo spell. Ne ho due, ne avevo di più, vabbè. L'aura of flame. Vedete, questa è l'area d'effetto della mia palla infuocata, la uso.
e finisco. Quasi il problema, perché questo è quasi morto. Io ho ancora un'azione e lo sconfiggo. Ho guadagnato 112 di esperienza prendendo anche Rat Tail 2. Li luto tutti. Ora non ho altri oggetti da poter lootare, quindi vado avanti. Vedo che c'è una cassa qua però con dentro delle patate. Io, scusate, prendo le patate. Andiamo avanti. Hai contratto una malattia dal tuo combattimento con i ratti. Potresti vedere che queste condizioni influenzano la tua scheda di personaggio. Clicca sul ritratto, premi C per far questo. Non tutte le condizioni sono negative. Le condizioni negative possono essere spesso curate con la magia o il riposo. Le malattie possono essere curate con una pozione. Prendi la lanterna e cerca l'aria. Vedete che qua c'è scritto I spotted something, quindi vuol dire che io adesso prendo la lanterna, che credo sia questo, questa la è, allora ho premuto tab e apre questa schermata dalla Commodore dove possiamo usare i cheat, ma non lo faremo. Allora premiamo C e vediamo che weakly disease praticamente mi dà meno 1 agilità, sono indebolito. Insomma, faccio doppio clic con la lanterna, io con la lanterna faccio più luce. Ho spottato qualcosa, cioè ho spottato questo che vado a vedere, pozione di cura del disease, del disturbo, della malattia. Quindi andiamo in inventario e usiamo la cura, questa qua, sì, anche meno bevuta, quindi tecnicamente con C non dovremmo più averlo. Infatti vedete che non ne abbiamo più. Apriamo anche questa porta che ha spottato qualcosa ancora. Ok, questo è del sale, prendo il sale. Ho aperto la porta giusto per... Andiamo di sopra. Qua si fa un pochino più interessante il discorso, perché tu emergi dal ponte inferiore della nave e i tuoi occhi si adattano all'oscurità e diventi consapevole di una figura che sta nelle ombre. Indy. Here at last. Qui almeno qui... chi è qui lì? Boh. È Roland. Vedete, sono tutti termini molto particolari. Dove sei stato, insomma, una roba del genere. L'isola in vista, ma i dannati Gildani rifiutano di attaccare, vogliono tornare indietro. Se torniamo indietro perdiamo... We lose our shot at the girl. Credo sia un modo di dire che non conosco. No one get, e nessuno sarà pagato, probabilmente perdiamo il bersaglio, insomma una roba del genere credo voglia dire, e nessuno verrà pagato. Ascolta qui, io so che i nostri ragazzi sono stati assunti per andare a Hydra e uccidere, se non li paghiamo diventeranno irrequieti, insomma finirà male. Andiamo, ci sono alcuni marinai di sopra. Non siamo qui per fare amicizie, se è quello che stai suggerendo. Ok, prendi la porta a sinistra ed evitiamo dei problemi. Vedremo. Perfetto, ho queste persone adesso, ho un'altra persona con me. Il current leader, sì, vabbè, quello che influenzerà tutti i tiri. Va bene, abbiamo anche un level up, che non so come si fa perché probabilmente me l'ha detto prima ma non l'ho visto. Level up, attributi, c'è un level up. Devo dargli dei punti, allora, sì perché devo distribuire i punti. Questo arm mastery, ok, archery. Axe, ma fammi un po' vedere lui che arma ha. Reset, exit, vediamo un po' che arma ha lui. Lui ha uno spadone, two handed. Ok, allora, facciamo così. Gli diamo nei fits, gli diamo questo. Axe, club, shield, sword, two handed. Gli diamo questo, quindi ha una migliore accuratezza, 3 punti qua.
4, 5, 6. Lo potenziamo così a cazzo totale. E qua invece gli diamo questa abilità qui che gli sblocca la possibilità di caricare. E gli diamo... No, lo scudo no. Sì, dai, carica questo. E anche questo. E gli diamo due di carica. Salva ed esci. Ok, ma lui ha ancora dei punti da dare. Non so perché. Ha ancora un punto attributo. Gli do questo. Ok. Adesso siamo arrivati qua. Siamo scesi da... Siamo saliti, insomma, siamo arrivati da qua. Abbiamo la possibilità di... Ok, attrezzi da ladro e dell'oro, prendiamo tutto. Abbiamo una sega circolare, che non so cosa farmene, e un'altra cosa molto importante è questo. Praticamente questo qua è il crafting, perché vi ricorderete che in sede di creazione personaggio avevamo anche la possibilità di, oltre che ricercare quelle cose di lore, anche il craftare cose. E quindi praticamente noi qua dobbiamo conoscere la ricetta per poter craftare le cose. Credo servirà anche un livello, comunque il livello determinerà cosa possiamo fare con quali risorse. Infatti qua dice, dipende dalla crafting skill. Craftare una valida ricetta avrà sempre successo, ma dipende dalla tua skill e dalla difficoltà della ricetta. C'è una chance che tu possa produrre più di un oggetto. Perfetto, noi adesso non so cosa possiamo fare perché non abbiamo ricette, abbiamo solo delle patate e del sale, quindi direi che ce le possiamo mangiare anche così. Diceva perlomeno di prendere la porta a sinistra. Adesso qua abbiamo del pesce, ho preso, credo, adesso non mi ricordo cos'è. Perché praticamente l'inventario è in comune. Ok, questo cos'è? Per cleansi e pesce. Apriamo la porta a sinistra. Allora, premi light button, premi il tasto per nasconderti, che è questo qui, e andare in stealth mode. Perfetto, puoi anche premere il tasto numerico. Quando sei in stealth, l'indicatore di stealth diventerà visibile. Un indicatore giallo significa che sei in pericolo o stato avvistato. Mentre il tuo indicatore giallo, scenderà, il contatore scenderà a zero. Quando raggiungerà lo zero, sei spottato e diventerà visibile. Muoversi in piccole aree, stare vicino ai personaggi, fare in... sì. Praticamente ci consentirà di fare i furtivi. La tua abilità è stare nascosto, è dettata dalla tua skill di stealth. Aumentare questa skill ti farà rimanere nascosto più a lungo. Se l'indicatore diventa verde, significa che non sei più in pericolo di essere avvistato o scoperto. Allora andiamo in modalità stealth. Dovrei muovermi con questo. 81, vedete che ci sono delle guardie. 1%. Non ci hanno visto? Eh no. I marinai sono terrificati. Imperatori morti, sono arrivati però per noi. Mi sussurrano uno di loro. Vabbè. Diplomazia contro 10. Calmatevi, siete guerrieri e siete marinai della Gilda. Vedete qua abbiamo una cosa alla... Baldur's Gate, difficoltà 10, abbiamo 2 di 6 più 1 per fare almeno un 10. Roll dice e direi che ce la facciamo. 10 più 1 al pelo, 11 e quindi vinciamo questa prova. Sembrano scioccati. Andiamocene. Ci lasciano in pace. Allora, vediamo cosa possiamo lootare qua, se c'è ancora qualcosa. Hai potuto... Ok, c'è qualcosa qua. Cos'è questo? You see nothing of interest. Va bene, allora apriamo la porta qua. Allora abbiamo la possibilità di forzare la porta o usare il pick. Unlocked. Aperta la porta, dentro c'è un tipo morto. Vediamo qua cosa c'è. Pozioni. Tonico di vitalità, vabbè, prendi tutto questo. Riconosci il corpo di uno dei membri della crew. Un giovane uomo sui 16 anni chiamato Sullum. Il giovane è stato condotto a morte.
praticamente fatto a pezzi. No, qua mi dava una finestra. Vedete che... Ah, ok, c'è una porta di lato. Ok, non si capiva cosa fosse. Non puoi riposare in quest'area. Ok. Questa è una scrivania dove all'interno abbiamo un diario del chirurgo, del brandy e dell'oro. Adesso io voglio vedere una cosa. Se posso andare a leggere il diario. Read 2. Ok, questo gioco è incredibile. Ci sono tutte le pagine da leggere. Questo è un gran gioco. Poi, probabilmente per la maggior parte di chi sta guardando questo video, il gioco sarà ritenuto un capolavoro, ma non degno di essere giocato, perché in inglese ma li capisco, non ne faccio una colpa a nessuno, perché anch'io gradirei averlo in italiano per godermelo in pieno. Vedete che c'è? Se io clicco, mi dà la X, ma se rimango un po' a lato me lo lascia, mi lascia interagire. Possiamo scassinare, scassinato. E dentro troviamo un buckler, uno scudo e una spada corta, che è un masterwork, quindi un oggetto capolavoro. Credo che qua abbiamo qualcosa sul tavolo. Ho raccolto un'altra lanterna. Questo cos'è? Sale. E le scale che salgono di sopra. Emergi sul ponte, vedi due gruppi di uomini che si guardano vicendevolmente. Vabbè. Possiamo voltarci verso uno dei due mercenari leader. Adesso fight the crew. Qua diventa complicato. Adesso saltiamo anche questo che ci sta spiegando tutto. La cosa che ho notato è che si fa fatica a capire chi è con noi, chi è contro di noi, nel senso che ci sono questi qui, ma adesso iniziamo... Allora, io piazzo lui qua, lui lo piazzo qui e iniziamo il combattimento. Speriamo di riuscire. Allora, io posso lanciare un incantesimo, Aura of Flame. Non puoi permetterti di lanciare Aura of Flame, richiede 15 di attunement e attualmente 10. Perché non posso? Lancia l'altra. Flaming Fist. No, non posso. Li ho lanciati lo stesso, vabbè. Tocca a lui. Performa attack e l'ho devastato. Però dopo aver attaccato non mi fa più muovere. Non si capisce. Ah, è già andato il mio socio. Bene. Fantastico. È un po' confusionario adesso, sarà da capirci di più. Posso muovermi di qua, vedete che posso muovermi di 3 e finisce lì. Speriamo che finisca presto, perché no, mi stanno facendo il paiolo. Cercherò di nascondermi. Non posso neanche lanciare consumabili. Tonico di vitalità moderato e poi mi muovo qua, mi sposto. Continuano a farmi molto male. Mi succedeva anche con un altro gioco che si chiamava Horizon qualcosa, che aveva una grafica analoga ma non capivo niente. Beh, tanto ci sono ancora due di questi qua rossi. Io adesso mi nascondo perché siamo un po' messi male. Non posso lanciare incantesimi. Non ho spell disponibili. E mi difendo. Ok, hanno spianato il capitano. Ok, abbiamo vinto. Non grazie a me, non grazie all'altro tizio. Però abbiamo lootato un po' di roba. Va bene, ora... qua c'è una scelta. Vai in aiuto di Roland o meno. Io lo lascio al suo destino. Ah, perché ci stanno attaccando. Segui i mercenari. Abbandona la nave. Perfetto. Sì, adesso sto saltando giusto per
vedere anche questo, la grafica, poi ci sarà il mondo di gioco dove potremo muoverci e fare le varie avventure, peripezie. 2 settimane prima, e qua abbiamo il movimento, insomma. Io credo che adesso non lo vediamo ancora, ma vedete che qua ci sono un po' di cose da esplorare. Il mondo è bellissimo, il mondo è fatto davvero bene, pieno di dialoghi, insomma, sarà da o giocarselo con molta calma o aspettare una traduzione, perché il gioco è veramente bello. Se poi andate su Steam vedrete anche degli screen diversi di cose che non abbiamo visto, dove c'è la mappa del mondo, dove vi muovete, insomma, è molto molto interessante. Speravo di farvelo vedere adesso. Ah, gli ho spento la luce, ok. Spero di farvelo vedere adesso, ma purtroppo non riesco perché c'è la necessità di andare avanti. Tra l'altro è anche notte, non ho capito se c'è anche il gioco, sì, le ore del giorno. Comunque, chi di voi eventualmente lo dovesse aver giocato e dovesse saperne di più, magari delle features che ha in più che si possono fare andando avanti, che so, c'è il giorno e notte, ci sono tante altre cose, così, me lo faccia sapere, mi raccomando, perché mi interessa molto, perché questo gioco so che ha un seguito anche tra gli italiani, perché me l'ha consigliato uno di voi, un altro di voi invece mi ha detto che ha preso una Collector Editions, quindi un pacchetto speciale di Kickstarter per il lancio, per il founding, quindi ci sono tanti appassionati anche tra gli italiani. Fatemi sapere se l'avete giocato, se non l'avete giocato invece fatemi sapere che cosa ne pensate. Io con questo vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!